Amici del mio viaggio a New York, oggi lo chef Piero si fa gli asparagi nella sparagiera e voglio fare pollo così, non l'ho mai fatto, voglio vedere come viene. Ah, ci ho messo il sale, ci ho messo il pepe, vediamo. Sto divertendo a cucinare sempre un poco di più, diciamo, per migliorare la mia alimentazione. Vediamo a che punto è il mio pollo che sto facendo a fuoco lento. Perché il pollo va cotto a fuoco lento. Guarda, secondo me viene buonissimo, eh? A me piace ben cotto. Qualcuno lo ama poco cotto, ma a me piace ben cotto. Guarda, continuiamo. Gli asparagi che ho trovato sono molto più grandi di quelli ultimi. Li metto così, voilà, nel cestello. Pure questi. Come sono grossi questi, mamma mia. Bello come si sta facendo il mio pollo. Il mio pollo. Ah, bello, amici. Sta continuando. Sto continuando. Continuiamo, amici, a controllare che tutto sia perfetto. Alziamo un po' il fuoco e lo facciamo rosolare. Voilà amici, questi sono fatti. Ta 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 ta, il cestello. Bene amici, penso che veramente sia questo di fatto. Voilà. Mangiare sano per andare lontano. Guardate che bel piatto, New York, che bel piatto. Ragazzi, vediamo com'è. Buono, ci vuole un po' di sale però. Con un po' di sale è sicuramente più saporito, credo. Però buono, dai. Bello, sano. Mi piace il pomodoro. Con la cipolla gli dà veramente un gli dà veramente un bellissimo aroma. Vabbè, amici, mi sembra che anche gli asparagi sono buoni, li ho già mangiati prima del pollo, ho dimenticato di fare il video. Mi sembra che sia stato un ottimo pranzo. Vabbè, amici, con questo pezzo di pollo vi saluto da New York, spero di vedervi presto. Sicuramente tra l'estate e l'autunno potrete venire a New York e ci riabbracceremo dopo un periodo veramente difficile, in quest'anno difficile, veramente stare vicini proprio fisicamente. Siamo stati tutti un po' lontani, ma ormai passerà il prima possibile. Un saluto, vi amo tanto, ciao!